20 milioni di dischi venduti nel mondo e una tournée che li porterà in Cina e in Giappone, ma il giorno dopo l'uscita del nuovo CD Ad Astra, Gianluca Ginobili, Ignazio Boschetto e Piero Barone, meglio conosciuti come Il Volo, hanno festeggiato l'evento insieme con i loro fan nella piazza Capri del vulcano Bono di Nola. Foto, selfie e centinaia di firme sui CD appena acquistati in un pomeriggio tra musica ed emozioni. Quest'anno torniamo, facciamo sia Caserta che Pompei, no? Perfetto. Una tendenza quella di ospitare i grandi interpreti della musica, ma anche di organizzare eventi spettacolari nell'ottica di evolvere il centro commerciale in un luogo da vivere con la famiglia unendo business e spettacolo, e che sta perseguendo la struttura disegnata da Renzo Piano. Il nuovo direttore, Guglielmo Cirillo, ha illustrato le prossime tappe, evidenziando il successo della Pasqua anche grazie all'evento Le Stanze di Alice. Noi siamo convinti che il Vulcano debba essere sempre di più un luogo di intrattenimento e non un semplice centro commerciale. I centri commerciali sono dappertutto, il Vulcano è unico.